Oggi abbiamo visitato il villaggio olimpico. Gardaland, vedete? L'impressione è che gli sguardi dei ragazzi ci trapassavano, cioè che la mente sia già proprio alla partita, la voglia di giocarla. Tu che allora, l'hai vissuta in tutte e due. Questa gli del villaggio, devo dire, adesso scherzando, avevo detto Gardaland, ma in effetti è io ho voluto anche che andassimo al villaggio perché ci sono tanti ragazzi alla loro prima esperienza a un'Olimpiade. E quello che si vive in un villaggio è unico, non c'è niente da fare, oggi l'avete visto, entrate lì, vedete tutti giocatori, atleti, però è anche impegnativo, nel senso che ci possono, non dico essere distrazioni, però ci sono tante cose, no, da guardare, quindi per questo noi siamo venuti 2 giorni prima, proprio per adattarci, anche trovare i tempi, perché ci sono dei tempi, degli spostamenti per la mensa, per le cose. Però è un'esperienza, diciamo, da vivere. Poi alla fine, passata, diciamo, la giornata, no, di curiosità che hai anche per vedere com'è il villaggio, poi insomma sì, i ragazzi sono molto concentrati. Il nostro compito è un'altra cosa, cioè non è il villaggio, il nostro compito è prepararci al meglio per la partita contro il Brasile. Poi è uno stimolo, e per noi e per loro sicuro un grande stimolo, questo è poco, ma è sicuro. Evitando cali di concentrazione. No, beh, sai, un'Olimpiade non è torneo lunghissimo, nel senso che facciamo queste 3 partite del girone, poi dopo si entra nel dentro fuori immediatamente, quindi prima si riesce a entrare, non è che un torneo che ti permette, dice, di entri in forma piano piano, no, è un torneo che devi partire già, certo devi cercare di migliorare anche di partita in partita, ma devi già partire con un certo livello di gioco. Sono orgoglioso di essere tornato alle Olimpiadi, perché un'Olimpiade l'ho fatta da giocatore nell'88 a Seul e fu indimenticabile come giocatore, non tanto per il risultato, insomma il risultato fu così e così, però per quello che avevamo vissuto come atleti è stato emozionante. Poi oggi in particolare, perché oggi essendoci Mattarella, poi anche la femminile è venuta, quindi stare dentro al villaggio con Giulio, ho visto Lorenzo, Barbolini, insomma poter vivere quel momento con loro, insomma, è stata una cosa emozionante sicuramente. Però devo essere sincero, se i ragazzi sono focalizzati, potete pensare all'allenatore quanto sta focalizzato. Cioè, loro sono focalizzati delle ore, io delle giornate. Diciamo. Non è che ci consideriamo i favoriti, né ci considerano i favoriti, giustamente, perché insomma ci sono delle squadre come la Polonia e altre, la Francia che gioca in casa, che possono avere... Però è anche vero che c'è grande equilibrio e il fatto che noi siamo, sì, siamo giovani ma con già 3 finali alle spalle, e siamo competitivi perché siamo competitivi, e, insomma, vogliamo giocarci le nostre carte, sappiamo che non è facile, anche perché partiamo proprio da un girone, diciamo, non facile, però insomma abbiamo voglia veramente di giocarci. Non pensiamo tanto al discorso della pressione, perché insomma, voglio dire, se vuoi giocare per le medaglie e ti considerano che puoi giocare per le medaglie, diciamo va bene, alla fine il discorso anche dell'Olimpiade è molto più l'aspetto anche mediatico, giustamente, perché si triplica rispetto alle altre manifestazioni, quindi in questo senso abbiamo parlato, ragionato con i ragazzi di rimanere quello che abbiamo fatto nel nostro percorso. Noi non è che il risultato non lo guardiamo, perché giochiamo per il risultato, però vediamo di fare i passi che servono, cioè oggi, quello che facciamo oggi è di viverlo sempre con uno spirito di squadra, con un miglioramento, e quello è il percorso.